Bun găsit, prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint un loc minunat în care am fost astăvară. Este vorba despre orașul Matera, capitala provinciei italiene Basilicata. Despre Matera puteți citi și dumneavoastră și afla foarte multe lucruri, dar cred că foarte important este să mergeți să vedeți cu proprii dumneavoastră ochi ceea ce am văzut și eu și veți vedea în filmarea care urmează. Este un oraș care te impresionează, mai ales prin părțile lui vechi, centru vechi, dealul Sasi, cu locuințele troglodiților. Ce să mai lungim vorba? Vizionare plăcută și aduc aici mulțumiri directorului meu de imagine, Ceraseala Crăciun. Allora, siamo arrivati in età. Mi è fatto, non parliamo, sicuramente delle tante intelligenze che ci circondano, ma in realtà anche dalle strade. Perché le strade rispetto al centro moderno sono molto più, diciamo, strette tra di loro. Questo perché in passato, per esempio, siamo sempre stati una città molto povera, di conseguenza non avevamo la necessità di comprare le macchine, perché non potevamo farlo. Di conseguenza la popolazione si muoveva con il nulo. Però Matera sul nulo c'erano delle restrizioni. Ovvero non ci poteva andare chiunque, ci poteva andare solamente il marito. La moglie doveva camminare per tutte le strade dei Sassi e immaginate che la maggior parte del tempo la moglie era incinta, perché abbiamo detto che le famiglie avevano minimo due figli. Quindi immaginate lungo queste strade carovane di donne incinte che dovevano andare su. Iată-ne acum, vis-a-vis de Matera, pe un deal